Quando desidero trovare un po' di tranquillità, densa di fascino e di antichità, passeggio nella zona dei Navigli, dove il tempo pare che scorra lento come l'acqua nei suoi canali. Questa è la finestra dello studio di Gigi Pedroli, da dove, mentre dipinge, osserva la vita che scorre sui Navigli. Predilige il linguaggio immaginifico e dialettale della gente comune, da sempre abituata ad esercitare l'incolta saggezza del vivere quotidiano, come evento naturale, inevitabile, incomprensibile e indispensabile. Allo stesso modo, Gigi Pedroli vive il suo fatale destino poetico. In questo momento sto dipingendo un dipinto sempre sul personaggio del bambino con la tromba, la creerò delle api in alto nel cielo e un albero coi frutti. Perché al momento io trovo poi i vari sfumati che stanno bene, che li lascio, che li tolgo, perché mentre il colore è fresco io lo posso lavorare finché proprio ottengo l'emozione giusta. La tematica è la musica e il bimbo seduto su uno sgabello alto e nudo, come se fosse un putto, suona la tromba. In alto gli devo fare delle api, o 5 o 7 api che gli volano attorno. No? Il significato è la musica nella natura, e c'è questo grande albero con le mele, non so, adesso io vedo un riflesso lì che, ma tu lo vedi bene. E lavorando con il colore morbido, gli effetti li trovo dipingendo, se c'è qualcosa di più lo cancello, se c'è qualcosa di giusto lo tengo e lo valorizzo. Ecco, un mondo creativo però legato a un figurativo inventato, surreale, ecco. Ho iniziato da giovane qui a Milano ad andare al castello a fare la copia dal vero, perché ho sempre disegnato, anche quando ero in collegio mi veniva facile fare dei disegni, i miei amici del collegio, eravamo affamati, mi davano la mela, il filoncino di pane in cambio di un disegno che io facevo loro, no? Ecco, questo è già un indizio che da bambino e da ragazzino io già disegnavo. Poi quando ho finito il collegio ovviamente andai all'accademia, non la completai completamente perché ebbi la fortuna di entrare nel mondo della pubblicità. Entrai in uno studio pubblicitario, alla STIP, dai Duchenne de Vert, che facevano la pubblicità tranviaria su tutti i tram di Milano, su tutti i treni, e a Milano era il primo studio pubblicitario, per cui si scrivevano i caratteri a mano, avevamo l'art director che già disegnava il manifesto che doveva essere pubblicato e cose del genere, quindi io sono sempre rimasto nel mondo dell'arte. L'invenzione dei miei personaggi mi è nata proprio disegnando, e da allora ho incominciato a raffigurare il personaggio, perché il personaggio era un po' con le mie canzoni che mi permetteva di continuare a raccontare sugli avvenimenti della vita che cambiava, e mi piaceva questo racconto attraverso la figura. Per cui c'è stato uno stacco completo dai quadri che li avevo intitolati le figure embrionali, alcuni li ho ancora e altri sono in giro, ma tanti, ne producevo tanti perché
quel mio mercante veniva lì e a me dispiaceva moltissimo perché mi portava via i più belli che mi venivano fuori, no? E lui mi dava uno stipendio al mese, ma era uno stipendio bello, sostenuto, che mi permetteva di andare avanti. E però lui ad un certo momento mi ha proposto di farmi un contratto che era un po' capestro, che mi legava, un contratto che io dovevo firmare e mi legava per sempre. E io ho detto no, non l'ho sentito e gli ho detto no, non mi interessa questo. E allora mi sono liberato da questo fatto qui e sono andato avanti da solo. Ed è il periodo in cui nasceva il centro dell'incisione. Tornando a dipingere con un personaggio, questo personaggio mi dava la possibilità di raccontarlo nelle varie fasi della vita. Infatti io dipingevo sempre a settore sul titolo, no? C'è stato il periodo dei generali, il periodo della gente che volava, il periodo ecologico, il periodo più surreale, ecco. Per arrivare veramente a un personaggio surreale che poi mi permetteva di fare l'incisione sul personaggio. L'idea la potevo continuare in ceramica, la potevo continuare con l'affresco, la potevo continuare con la pittura e col disegno. Mentre se io rimanevo a giocare con l'arte sulle forme e chiuse lì, potevo fare dei quadri bellissimi, emozionalmente, anche da un punto di vista arredamento, che quando ne vedo qualcuno in una casa, una cosa, dico, ma quello, e prendo un po' rabbia per non averne fatti di più. E beh, ma ne ho fatti tanti, ma ce li ha tutti quel mercante lì. E dove sono? In giro. Mentre nell'incisione è nato subito, mi è venuta fuori l'incisione già col personaggio, con la tematica, con l'ironia, con il racconto. E lì probabilmente è stata anche sono stato premiato dal pubblico che mi ha seguito, perché se io continuavo a fare quelle figure lì probabilmente morivo lì e il pubblico non mi seguiva. Un amore semplice, mite e intelligente, quello di Gigi per l'umanità che descrive. Ed è il suo modo di stare dalla parte dei semplici e guardare il mondo con i loro occhi. Mm.